Simone Zazzera, GR1. Sulla protezione dei profughi ucraini è in corso a Bruxelles il Consiglio per gli affari interni. È necessario mostrare la solidarietà dell'Europa, ha detto a suo arrivo la ministra dell'Interno Lamorgese. L'Italia è abituata a gestire situazioni anche emergenziali, quindi tramite la rete delle prefetture, con il mondo dell'associazionismo, con i comuni, faremo fronte a tutte le necessità che si presenteranno. Così la ministra Lamorgese, entrando al Consiglio Affari Interni, chiamato a decidere se attivare la direttiva sulla protezione temporanea dei rifugiati. Il provvedimento, che finora non è mai stato attivato, scatta in caso di afflusso massiccio di cittadini di paesi extraeuropei sfollati che non possono rientrare nei loro confini, e concede un permesso di soggiorno e l'accesso all'istruzione e al mercato del lavoro. Speriamo che la direttiva venga approvata, perché è necessario mostrare la solidarietà dell'Europa. Dall'inizio dell'invasione russa sono già 3.840 i cittadini ucraini arrivati in Italia. Il Viminale, in una circolare ai prefetti, indica le linee guida per l'accoglienza. La Fondazione Gimbe, intanto, invita il governo italiano a vaccinare contro il Covid i profughi non ancora immunizzati. Già si stanno organizzando appositi centri sul nostro territorio. Maria Cristina Cusumano, GR1.